Eccoci qui, buon pomeriggio. Prendiamo la linea dall'Idole Calapannine, dalla Domus Training, il campo d'allenamento della Domus Bet Catania Beach Soccer. Prima uscita stagionale per gli uomini di Panizza e primo test amichevole contro l'Atletico Licata, formazione che giocherà e disputerà il girone B, lo stesso dove ci sarà la formazione del Catania Beach Soccer. È tutto pronto per l'inizio della partita. Ed è cominciata in questo momento con subito Palazzolo e Chiavaro che ha provato la conclusione che si è persa sul palo. Andiamo a leggere un attimino la formazione che sta cominciando questo inizio di gara, perché abbiamo tra i pali Spada che è appena arrivato. Intanto Palmacci si scontra sul palo dopo la buona parata del portiere del Licata. Subito viva la formazione di Panizza, la formazione della Domus Bet Catania Bizzocca. Dicevamo del roster: Spada tra i pali, poi davanti la difesa sta giostrando Corosi con un Alfio Chiavaro che gioca in un inedito ruolo da esterno assieme a Palazzolo sull'out di sinistra, e poi là davanti come baluardo, come pivot, gioca Paolo Palmacci senza dare punti di riferimento. Torna in questo momento nel ruolo di difensore centrale anche Alfio Chiavaro, che prova a non dare anche punti di riferimento ed aggredire sempre lo spazio, sempre invitato da Panizza, che sta cercando subito di testare nel migliore dei modi le evoluzioni dal punto di vista tecnico-tattico che può consegnare questa squadra, che ha un grandissimo tasso tecnico, non lo dimentichiamo, ma che deve rodarsi come squadra, come concetto di squadra. Corosiniti. Il pallone è controllato da Corosiniti e lo gioca dietro con Spada, con le mani, abilissimo. Lo tocca per Palmacci, che ha provato a far partire Palazzolo. Adesso attenzione all'Atletico Licata, ma riesce a rintuzzare bene Alfio Chiavaro ed alleggerire per il portiere della Nazionale, uno dei nuovi volti della formazione della Domus Bet Catania. Stefano Spada è una sicurezza in questo sport, il numero uno della Nazionale italiana che ha approdato alla Domus Bet Catania. Stesso discorso per Paolo Palmacci, che adesso ha provato la conclusione. Anche Palmacci è andato via da Terracina una vita al Terracina e ha sposato il progetto Corosiniti. Esalta i riflessi del portiere del Licata. Terza conclusione nello specchio della porta per la formazione rossoazzurra dopo appena 2 minuti di gioco. Adesso Palmacci non ci è arrivato sul cross teso di Pietro Palazzolo. Dicevamo Palmacci che ha approdato anche lui in maglia rossoazzurra dopo una vita a Terracina. La sua scelta per rimettersi in gioco nuovamente, per cercare nuovi stimoli nella sua nuova avventura nel beach soccer italiano, un giocatore straordinario con oltre 500 gol in carriera. È proprio Palmacci che va a giostrare, a tenere viva l'azione, poi si rifugia in fallo laterale con le mani verso Corosiniti, che prova il gioco di volo, non inquadra la porta. Sempre 0-0 il parziale in questo primo tempo. Ricordiamo, per tutti quelli che sono appassionati di beach soccer, non c'è bisogno. Attenzione alla conclusione: adesso ha provato la formazione dell'Atletico Licata, ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Dicevamo, per gli appassionati di beach soccer è quasi scontato, per chi guarda questo sport da poco si svolge su tre tempi da 12 minuti, ma tempi effettivi. Intanto primi cambi: è entrato De Masi, un altro volto nuovo della Domus Bet Catania Beach Soccer, arrivato da Catanzaro. De Masi giovanissimo, il suo grandissima espressione per De Masi il calcio 11, ma il beach soccer è stata una passione, una folgorazione. Ed è entrato in campo al posto di Alfio Chiavaro, Agatino Chiavaro, il fratello. Per Agatino Chiavaro è anche un ritorno nel beach soccer che conta, dopo che lui questa maglia, quella rossa-azzurra della Domus Bet Catania, l'aveva vestita negli anni 2004-2005, portandosi a casa una Supercoppa e arrivando in finale in Coppa Italia. Palazzolo, ancora Palazzolo, uno contro uno, vede luce, vede lo spazio per Agatino Chiavaro e calcia sempre bene. Becca la porta, trova la reattività del portiere gialloblu dell'Atletico Licata. È entrato anche Emanuele Zurlo adesso in questo momento, tanta sete
di gol come al solito per Zurlo, oltre le 30 reti in campionato della scorsa stagione. C'è il movimento giusto di Zurlo che poi ha provato sul lancio perfetto da parte di Spada. Questa è una soluzione che vedremo spesso in campionato, perché Spada è uno dei migliori portieri forse a livello mondiale con le mani. Attenzione all'1-2, stupendo Zurlo, il primo gol della stagione lo firma proprio lui, il centravanti della Domusbet Catania Beach Soccer, ed è il primo gol stagionale. È amichevole, ma conta anche quello. Stupenda la combinazione tutta volante tra De Masi e Zurlo. 1-0, e dunque è cambiato il punteggio quando siamo giunti al quinto minuto di questo primo tempo. Emanuele Zurlo ha siglato il primo gol della stagione della Domusbet Catania. Attenzione alla conclusione buona tesa da parte dell'Atletico Licata, che però non ha inquadrato la porta. Spada ha osservato che la sfera terminasse al lato. Ancora Zurlo che si sta muovendo bene, prova adesso a scaricare dietro ma viene anticipato. Ancora Zurlo fa ringhiare sul pallone, poi perde la sfera, può ripartire l'Atletico Licata per vie centrali, poi è sbagliato il tocco, la rimessa laterale ancora in favore dei rossoazzurri. De Masi chiama palla subito a Spada, cerca secondo palo, ancora De Masi che ha provato il secondo assist per Zurlo, stavolta però ha fatto buona guardia la difesa del Licata. De Masi si sta muovendo veramente bene, un motorino sull'out di sinistra e destra, non si ferma mai Francesco Bassi De Masi. Per lui le sue dichiarazioni sono state quasi la realizzazione di un sogno, andare a giocare a Catania. Prova adesso la giocata, proprio la formazione in maglia giallo-blu dell'Atletico Licata. Nulla di fatto. Ripetiamo, 1-0 in favore della Domusbet Catania, il gol di Emanuele Zurlo, ancora tutto solo, De Masi prova a cercare il secondo palo, era andato a rimorchio Alfio Chiavaro, non lo ha visto De Masi. Stagione che sarà molto intensa per la Domusbet Catania, che quest'anno, abbiamo detto, la società pensa più al concreto, allo sport e a quello che è il risultato sportivo. Attenzione Zurlo, gol ancora di Zurlo che realizza il secondo gol di questa amichevole, ancora lui va a segno, il 2-0, tutto solo è riuscito a controllare, a mettere dentro il numero 9 della Domusbet Catania Beach Soccer. Quindi cambia ancora il punteggio, dà il 5, dà il cambio Zurlo, dopo le due reti ritorna in campo Paolo Palmacci. Dunque Domusbet Catania 2, Atletico Licata 0. Ripetiamo, dicevamo della stagione, una stagione che sarà molto intensa, comincerà tutto con la Coppa Italia, adesso dal 7 all'11 giugno a Terracina, ed è un obiettivo che vuole centrare subito la Domusbet Catania, sempre con tanta umiltà, profilo basso, quello l'abbiamo sempre ripetuto, tanto lavoro e applicazione nel cercare di oleare nel migliore dei modi quelli che possono essere i meccanismi anche del nuovo tecnico della Domusbet Catania Panizza, che in Italia ha vinto tutto. Attenzione adesso ad Alfio Chiavaro, che ha provato la gran giocata al volo con lo scarico sul secondo palo da parte di Spada, e si muove già abbastanza bene la Domusbet Catania, lo dobbiamo dire. In alcune soluzioni provate, volute, chieste in questo momento dalla panchina, proprio da Panizza. Dicevamo di Panizza che arriva a Catania dopo un corteggiamento che era durato un paio di anni, lui che con Milano ha vinto tutto, 4 scudetti, 4 supercoppe, un allenatore completo, un allenatore che ha dato tutto e dà tutto dal punto di vista tattico alle sue squadre, che diventano un tutt'uno con la sabbia nell'andare a cercare quasi in maniera maniacale lo schema, lasciando poi libero spazio a quella che può essere anche
la grande qualità dei colpi del singolo. È rientrato intanto in campo anche Palazzolo, nuovamente in roster con Corosiniti, Palazzolo, Palmacci, Chiavaro. Quindi cambi ogni 3 minuti, 3-4 minuti da parte dell'allenatore della Domusbet Catania Beach Soccer. Adesso la pressione da parte di Palmacci sul portiere costringe il portiere dell'Icata ad andare in fallo laterale, poi viene anticipato ancora Palmacci, poi Corosiniti che subisce fallo. Sarà calcio di punizione in favore della Domusbet, sarà libero e già possiamo testare anche Corosiniti dalla media distanza con un libero da posizione molto interessante. I tiri liberi, come sapete, nel beach soccer sono delle occasionissime per le squadre, perché hai la possibilità, soprattutto da posizioni favorevoli, di calciare avendo il cono del tiro libero. È proprio Corosiniti che ha sistemato sulla cunetta il pallone e si appresta a calciare col suo destro teso, ed è il gol di Corosiniti che non sbaglia, becca subito la porta. E il 3-0 di questa amichevole, quando sta per andare a scemare anche questo primo tempo. Ricordiamo, tre tempi da 12 minuti, prova subito a testare anche gambe e fiato Panizza, dopo il lavoro fatto in queste settimane dal prof Lorè. Ricordiamo anche come la società del presidente Bosco in questa stagione ha provato e sta provando a strutturarsi anche in maniera diversa. Meno eventi in questa stagione, non c'è più la Domusbet Arena Beach Stadium, che è stato un grande spettacolo per il beach soccer internazionale, ha ospitato per 3 anni consecutivi la Champions League di beach soccer. Adesso Palazzolo ci ha provato con questo tiro cross che viene sporcato in calcio d'angolo. Dicevamo, non più la Domusbet Arena Beach Stadium, ma adesso campo d'allenamento fatto apposta a misura da beach soccer, perché non si vuole lasciare nulla al caso in stagione, e soprattutto un calcio mercato pazzesco con nomi di primo livello, oltre anche alla grande qualità, il fiato e alla base solida, quella sempre italiana ma anche catanese. Ma gli arrivi di Bruno Xavier, Stankovic, Ott, ma anche quello di Spada, di Palmacci, parlano, credo, da solo. Parlano da soli questi acquisti, che sono sicuramente qualcosa di importantissimo. Intanto la traversa dice di no sul tiro di Palmacci, che dopo il palo di pochissimi minuti prende anche la traversa. Non è fortunato Paolo Palmacci, però vede sempre la porta, la becca sempre. Attenzione all'occasione per il Licata, viene però chiuso bene da Agatino Chiavaro, che se ne va via, palla al piede, poi prova la conclusione, il palo per Agatino Chiavaro e poi il gol di Palmacci. Arriva anche per Paolo Palmacci il primo gol con la maglia della Domusbet Catania in questa prima uscita, lo ripetiamo, è la prima amichevole stagionale della Domusbet Catania. Risultato che cambia ancora: Domusbet Catania 4, Atletico Licata 0. Siamo sul finire di questo primo tempo. Intanto parlottano in panchina Panizza, Alfio Chiavaro e anche Corosiniti. Dialoga molto con la sua panchina l'allenatore Tenneo. Dicevamo del calciomercato della Domusbet Catania, ma non solo, è una società che si è rinforzata tantissimo, perché è stato l'ingresso in società del direttore generale Vincenzo Lomonaco, del direttore organizzativo Giuseppe Bellantoni, la conferma di Emanuele Merola come direttore sportivo, e poi non dimentichiamo anche il grande supporto di quello che è il main sponsor, che è Domusbet, con il patron Francesco Di Paola sempre in prima linea nella costruzione, nel connubio fondamentale col presidente Bosco. Attenzione a Chiavaro, ci ha provato quasi da dentro l'aria a cercare il secondo palo, non l'ha beccato. Quindi una società che si è strutturata veramente bene e adesso cercherà, con il lavoro, con quello che è il sudore giornaliero, di provare a
vincere. Spada, pallone lungo ancora per Zurlo, non ci è arrivato, la voleva un po' più bassa Emanuele Azzurro. Chiama i 20 secondi Panizza. Tanto scala bene anche Pietro Palazzolo ad andare a chiudere la traiettoria al giocatore dell'Atletico Licata. Ancora Spada, pallone lungo verso Zurlo, ma finisce il primo tempo. Applausi da parte di Panizza ed è partita veramente bene. Ottime individualità, ma soprattutto la ricerca del particolare, di alcune soluzioni, si è visto subito. Alcune soluzioni che partono da quello che sarà il primo grande regista, che è Stefano Spada, ma movimenti senza palla, l'aggressione, il sostegno continuo, l'appoggio che non deve mai mancare a tutta la manovra. Primo tempo che si conclude, Domusbet Catania 4, Atletico Licata 0, doppietta di Zurlo e poi i gol di Corosinniti su tiro libero e di Paolo Palmacci.